E quindi sono andato sul sito del Dicastero per le cause dei santi e c'era il decreto della promulgazione del miracolo attribuito al Beato Carlo. Ho suonato le campane senza avvisare nessuno. Di solito quando arriva il suono delle campane è perché è nato qualcuno. Il primo messaggio l'ho ricevuto da Alessandro, mi ha scritto: donna, chi è nato? Ho detto: come chi è nato? Tu non sai niente che il Beato Carlo. Ha detto: ma tu mi stai prendendo in giro? Comunque abbiamo visto la notizia, era vera, e quindi anche lui si è accertato. E lui è molto amante dei fuochi, io sono contro un po' i fuochi, senza dirmi niente è andato a taverna a comprare una batteria. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora delle campane, è suonata la batteria, è sparata la batteria, e Paola, che in fondo era all'emporio della carità, e era con le stampelle. Appena ha sentito i fuochi ha chiesto: ma che è successo? E Paola gli hanno detto che il Beato Carlo Acutis diventerà santo. In quel momento lei ha sentito un freddo dai piedi fino a tutta la persona, e da quel momento non usa più le stampelle. È venuta a ringraziare il Signore e il Beato. Signore, il Beato Carlo, per questa grazia ricevuta. Sono segni concreti dell'amore del Signore, che ci ricorda attraverso i santi che senza Dio non possiamo fare niente. E poi c'è anche Leonardo stamattina.